All'alba di lunedì 16 settembre, sul Monte Bianco fa bello. Giusto Gervasutti, in cordata con Giuseppe Gagliardone, ne approfitta per tentare la prima ascensione del marcato pilastro del Mont Blanc di Tacul, a sinistra di quello meno sostenuto, già scalato dal suo amico Gabriele Boccalatte nel 1936. Intorno alle 3 del pomeriggio, i due alpinisti sono già a metà parete. Ma intanto il tempo si è guastato e la parte alta appare in cattive condizioni. Meglio ripiegare. Subito però la corda doppia si incastra. Sembra impossibile, ma in quasi tutte le salite dove ci sono corde doppie difficili, a me succede che almeno una volta la corda resti bloccata in alto. Così mi accadde sulla cima dei Gasperi, al Pic Adolf da sud, sulla nord delle Jorasse, e potrei continuare. In buona parte c'entra anche la negligenza. Ma ci deve essere anche il mio solito buon amico Caso, che al momento opportuno mi dà una pestatina ai piedi. Dopo i soliti inutili tentativi, non mi rimane che la solita soluzione: risalire, slegato, a braccia, per la corda. Giusto era figlio di Valentino. Valentino era il fratello di mio nonno, perciò eravamo secondi cugini. Però per me Giusto è sempre stato una figura di grande riferimento morale e spirituale. Ricordo che quando pubblicò le sue scalate sulle Alpi, per me quella era la Bibbia, l'ho letta, riletta, mi sono appassionato al suo modo di vivere, al suo pensiero. Quando Giusto era ragazzino abitava a Cervignano, dove lui era nato tra l'altro. Perché? Perché suo padre Valentino e sua madre, la zia Teresa, la chiamavamo zia Teresa, vivevano a Cervignano, dove gestivano un negozio di alimentari proprio sul ponte dell'Aussa. E quindi Giusto ha vissuto la sua infanzia in quella cittadina della Bassa Friulana. Poi i genitori si sono trasferiti a Torino, ragione per cui anche Giusto, che aveva iniziato gli studi al Malignani di Udine, l'istituto tecnico, si è trasferito con loro evidentemente, ha continuato l'università senza peraltro concludere gli studi, perché la sua vera, autentica, unica passione era la montagna. Ricordo che lo zio Valentino, quando veniva a trovarci a Palmanova, raccontava un po' le giornate di Giusto, ed erano giornate che per noi sapevano di fiaba. Mi ricordo che mi colpì per esempio un particolare, un dettaglio forse insignificante, ma lo zio Valentino mi diceva: pensate che sta ore e ore appeso allo stipite della porta per rinforzare le dita della mano. Per me era una cosa straordinaria che non riuscivo neppure a comprendere. Poi col passare del tempo e apprendendo le avventure alpinistiche di Giusto capii cosa significava quell'allenamento. Ma comunque lo zio Valentino si lamentava anche dell'assenza quasi totale di Giusto dalla famiglia. Giusto aveva avviato un'attività pubblicistica, editoriale a Torino, aveva fondato una casa editrice che si chiamava Il Verdone, assieme ad un poeta del tempo, Renzo Pezzani,
e pubblicò diversi libri, soprattutto fiabe dedicate ai ragazzi. Questo per dire che la sua mentalità era volta, come dire, all'inventiva, alla storia naturale, cioè lui non aveva secondi fini. Ecco, era questo suo modo di evadere dalla realtà che mi affascinava e affascinava tutti noi che gli eravamo vicini. Via via che scoprivo gli aspetti umani di Giusto, sempre più mi legavo alla sua figura, a questa specie di mito che era diventato per tutti noi di famiglia e per me in particolare. Al punto che una delle imprese, diciamo, che Giusto fece fu la famosa scalata del Cervino la notte di Natale in solitaria. Questa avventura mi coinvolse talmente che, passati alcuni anni, anch'io nel mio piccolo cercai di emularlo e andai da solo sul Monte Quarnan qui in Friuli a trascorrere la notte di Natale per cercare di provare le stesse sensazioni che immaginavo avesse provato Giusto scalando il Cervino. Molte volte mi sono chiesto come sia nata la mia passione per le grandi montagne, ma è un po' come se cercassi di ricordarmi quando ho imparato a nuotare. Mi sembra di esserne sempre stato capace. Quando un individuo inizia una qualunque attività, esiste quasi sempre un fatto determinato, casuale o voluto, che ve lo spinge. Nel mio caso particolare, invece, non sono mai riuscito a localizzare l'inizio di questa passione, che dovrà avere un'importanza non lieve su tutta la mia vita. Già fin dai primissimi contatti, le montagne, o perlomeno l'ambiente montano dell'Alta Carnia, dove mi recavo tutti gli anni a passare le vacanze, aveva vivacemente eccitato la mia immaginazione con le prime puerili meraviglie. Ora il torrente, che scende rumoreggiando tra le forre. Ora la cascata spumeggiante rinchiusa tra gli abeti a picco. Oppure la caverna, profonda e misteriosa, dove in tempi antichi vivevano terribili briganti. E più in alto, al di sopra degli abeti e delle malghe, dove i pastori conducono le loro greggi, è il regno dei folletti e delle fate, degli gnomi e dei coboldi. Giochi magnifici dell'infanzia, si sa, dove il torrente e la cascata assumono proporzioni immaginarie e il bosco e la caverna sono teatro di imprese meravigliose. E man mano che passano gli anni, il bosco non interessa più soltanto come campo per i propri sogni, ma ci si accorge che lo stormir del vento tra le fronde e il fruscio delle acque hanno una voce, che quando il tramonto sorprende tra la solitudine degli alti pascoli, un'emozione strana e indefinibile vibra nel petto. Ma intanto un'altra forza scaturisce. Ed è il piacere di poter salire un pendio senza stancarsi, di sentire i muscoli che rispondono docili sotto lo sforzo. Il torrente, la cascata, la caverna non bastano più. Ai sogni si preferisce l'azione vissuta e si incomincia a salire, vagabondando senza una meta fissa, verso le vette, ora pallide, ora fiammeggianti, suscitatrici di strani desideri. I primi ardimenti sono le stelle alpine, le più difficili da cogliere, quelle sui dirupi che sembrano inaccessibili. E si scopre un piacere nuovo, quello dell'arrampicare. La mano si abitua alla ricerca dell'appiglio più saldo, il piede acquista decisione e sicurezza. Viene finalmente il giorno in cui si riesce a calcare la vetta più alta e più ardua del luogo, e da lassù tutto un mondo nuovo e prima ignorato ci si presenta innanzi. Montagne imponenti con immense pareti a picco, guglie sottili sulle quali da lontano sembra si possano posare soltanto le aquile. Ecco, in questo momento, in questo particolare periodo, l'attività umana in genere tende solamente ad accontentare e seguire quelle che sono le direttive dei tre idoli, cioè potere, benessere
e piacere. Lo spirito, perché l'essere umano, l'ha già detto la patristica medievale, è formato da corpo e da spirito. Oggi si cura solamente il corpo e lo spirito. Lo spirito è, si può dire, recintato quasi nell'arte, no? L'arte è questa strana attività che, a parte pochi professionisti, è tipica per la gratuità, per cui è considerato un hobby e niente di più, mentre invece è il rifugio della spiritualità. Ma l'arte in se stessa ha il difetto di innalzare solamente lo spirito e non il corpo. Allora ecco l'alpinismo, una strana attività che ha trovato varie definizioni, ma non quella fondamentale, che è appunto elevare l'intero essere umano sia con lo spirito sia col corpo. E allora a questo proposito, di fronte a questa teoria, ritorna veramente importante quello che è stato lo scritto di Gervasutti, quello che è stato il suo ideale, la sua etica per la montagna, per cui lui, pur facendo delle vie nuove, difficilissime, cercando l'esplorazione, lo faceva non per un fatto materiale, ancora meno per un fatto sportivo, ma proprio per la ricerca di una dimensione superiore in cui poteva ritrovare se stesso non tanto come alpinista, ma come uomo che deve appunto la funzione dell'essere umano tendere a una dimensione superiore, chiamiamola cielo, chiamiamola etica, chiamiamola spirituale. Ed è questo il messaggio importante che ci ha lasciato Gervasutti, che io sono fiero a modo mio di poter riprendere e di cercare appunto di far comprendere ad un ambiente che non facilmente cede alle lusinghe dello spirito in confronto a quelle dello sport e della materia. Fu nell'estate successiva, quindi, che insieme a due miei compagni di escursioni e di vagabondaggio tentai la prima avventura realmente alpinistica. La prima cosa che facemmo fu quella di adeguare il nostro equipaggiamento, poi di compilare il programma sulla guida del Berti. Le montagne più vicine a noi e che ci avevano maggiormente colpito erano le Tre Cime di Lavaredo. L'arditezza di forme, la loro storia alpinistica avevano contribuito a questa scelta. Come prova avremmo salito la cima ovest di Lavaredo e la cima piccola di Lavaredo, come riprova e trampolino per le maggiori e desiderate conquiste. Ricordo con che ardore avevo letto le descrizioni delle salite di Preuss e Dülfer e della direttissima del Civetta. Se queste ascensioni fossero state coronate da successo, ci saremmo trasportati negli spalti di Toro. Le lunghe corse sui monti della Carnia, senza vie descritte e senza corda, i passaggi da camosce sulle cenge inclinate, le paretine di terriccio e di erba ci avevano addestrati meravigliosamente e ora le difficoltà temute scomparivano. Presa così confidenza con le prime difficoltà, ci trasportammo negli spalti di Toro. E dopo aver fatto due o tre salite di discreto interesse, ci decidiamo per il campanile di Valmontanaia. Questa piccola e strana costruzione dolomitica, teatro di drammatiche e molto discusse vicende alpinistiche, aveva allora una fama nettamente superiore alle sue reali difficoltà. Fu quindi una gran festa per noi, quando potemmo calcarne la vetta. E gli squilli della campana portata lassù dagli alpinisti veneti, quasi a consacrarlo, ci sembrarono l'augurio più gioioso per le future conquiste. Quel giorno, sull'aereo terrazzino che ne forma la vetta, mentre nel silenzio intorno le crode fiammeggiavano nel sole, io compresi che l'alpinismo stava per diventare per me una seconda forma di vita, più alta di quella solita che siamo costretti a vivere quotidianamente. E il desiderio di altre mete, in terre lontane, ancora sconosciute e vergini, si acuì nell'animo come una sofferenza e non mi lasciò più. È molto difficile approfondire la vera personalità di Giusto Gervasutti perché tutto quello che ci resta
è il libro che lui ha scritto praticamente alla vigilia di morire. Nel 1945 pubblica il suo libro e quasi inconsapevolmente poi commette l'errore che gli sarà fatale, un errore banale. Cosicché dobbiamo faticare a capire le motivazioni, eccetera. Ci restano le sue salite, che sono delle salite eccezionalmente importanti, che rappresentano una grande novità dal punto di vista sportivo nella storia dell'alpinismo degli anni 30, che negli anni 30 sta raggiungendo i massimi traguardi possibili con la cosiddetta battaglia del sesto grado. Sesto grado che equivale al limite delle possibilità umane su roccia. Questo tipo di mentalità nasce nelle Dolomiti. Questa è la culla dell'estremo su roccia. E giusto Gervasutti, friulano, che si trapianta a Torino nel 1931 e a Torino svolge tutta la sua carriera nell'arco degli anni 30 e anche durante la guerra fino al 45-46, quando morirà, questo arco di tempo è l'apogeo del sesto grado, è il periodo caratterizzato dalle sue grandi scalate. Fin da quando arriva a Torino, giusto Gervasutti immediatamente, malgrado la sua giovane età, 22 anni, entra nel Club Alpino Accademico. Fin dal 31-32 è uno dei più giovani, è il rappresentante di questa nuova mentalità sportiva e atletica, e in futuro rimarrà anche un maestro, un istruttore, strenuo istruttore di corsi di roccia. Dopo la morte del suo compagno Gabriele Boccalatte, la scuola del CAI Torino viene dedicata al nome di Boccalatte e Gervasutti ne sarà il direttore. Dopo la morte di Gervasutti nel 1946, successivamente viene rifondata la scuola Boccalatte e viene ribattezzata con il nome di Gervasutti. Nell'inverno successivo mi stabilisco a Torino. Naturalmente i miei primi desideri sono per le grandi montagne che hanno creato e formato il grande alpinismo e la sua storia. E dopo un lungo allenamento parto per Chamonix. Il massiccio del Monte Bianco è là, di fronte a me per la prima volta. Finalmente anch'io potrò misurarmi con le sue difficoltà. Potrò conoscere le decantate bellezze finora solo immaginate attraverso le relazioni degli altri. Questa montagna non è solamente la più alta d'Europa, ma riunisce in un solo gruppo tutte le più vaste caratteristiche che l'alpinista possa desiderare. Naturalmente, guardandola da fondovalle o da lontano, i particolari non si rilevano, salvo qualche eccezione, perché su tutto domina l'enorme massa principale. Ma per l'alpinista che ascende, le impressioni cambiano completamente. Quando si entra nel regno del Monte Bianco, si scopre tutto un mondo nuovo e prima invisibile. E questo mondo si presenta all'alpinista che percorre i diversi versanti, di volta in volta sempre mutevole. Ora è il pilastro dei Dru, che sorge come un disperato urlo pietrificato. Ora la parete nord delle Grand Jorasses, che sovrasta immane sopra un mare di ghiacci. E ancora i vertiginosi pendii della Brenva, dominati dalla cresta di Peuterey, la più bella di tutte le Alpi. E i rossi piloni della parete sud, che sembrano giganteschi cristalli rossastri. E dappertutto guglie arditissime che sfidano il cielo e i piccoli uomini che osano salirle. I successi di Gervasutti sono anche frutto di un'epoca particolare. Gli anni 30 dell'Italia di Mussolini ci pongono nel panorama europeo, nel panorama mondiale, come una grande potenza sportiva, e l'alpinismo cessa di essere un'attività per una classe privilegiata come i vecchi del Club Alpino di Quintino Sella che lo avevano fondato a Torino. Diventa una federazione sportiva, diventa un super sport, diventa
il Club Alpino una federazione del CONI e Giusto Gervasutti è il campione di questo rinnovamento, di questo grande slancio che negli anni 30 vive l'alpinismo italiano. Quindi lui a Torino arriva qua a portare dei livelli di difficoltà in parete che non erano pensabili prima. Il traguardo massimo nell'epoca in cui arriva era la cresta sud della Aiguille-Noire di Peteret nel gruppo del Monte Bianco, realizzato da dei tedeschi che arrivavano dalle Dolomiti. Dopo Gervasutti invece questo è un traguardo largamente superato, le vie di Gervasutti sono di un livello nettamente superiore. Gervasutti è il maestro dell'arrampicata su roccia, consapevole però del difficile ambiente dell'alta montagna occidentale. Lo stesso farà il suo collega e rivale Riccardo Cassin Lecchese, che nel 38 gli soffia la via sullo Sperone Walker sulla nord delle Grand Jorasse, ma la via di Gervasutti che Gervasutti realizza sulla est delle Jorasse è considerata il non plus ultra delle difficoltà, perché ancora dopo il 68, quindi dopo una nuova svolta, una nuova riscossa tecnica, sarà considerata una via da guardare con grandissimo rispetto, probabilmente la via più difficile delle Alpi occidentali fino all'avanzato dopoguerra, diciamo. Il dispetto per la perdita di questa salita, lo spigolo della Walker sulla parete nord delle Jorasse, che certamente costituisce la più grande impresa alpinistica di tutte le montagne d'Europa, è attenuato dal fatto che la vittoria sia stata conseguita da Riccardo Cassin. Riccardo Cassin, friulano di nascita, ma lecchese di adozione, perché a Lecco si è recato giovanissimo per ragioni di lavoro, è certamente una delle figure più rappresentative del moderno alpinismo. Saluto quindi la vittoria del mio compaesano con rincrescimento, ma senza malanimo. Io mi riguardo i puliti a parlare fulano, come parlassi le chiese, ecco. È un po' difficile. È un po' difficile dirlo. Beh, insomma, c'era sempre il pericolo, perché, insomma, si sapeva chi era Gervasutti, era fortissimo, non forte, fortissimo. Tra le ascensioni che io ho fatto, due sole possono rivaleggiare con questa come potenza di architettura: le pareti nord del Civetta e delle Grand Jorasse. Il Civetta più possente e nel medesimo tempo più armonioso di linee nelle sue canne d'organo immense. La nord delle Grand Jorasse più spietata e repulsiva nella sua successione di placche ghiacciate. L'Aile-Froide sembra riunire le caratteristiche di ambedue. Pilastri verticali che scendono come dal cielo per centinaia di metri. Pendii di ghiaccio vertiginosi miracolosamente incollati alla parete. Salti di rocce calde, rosso focate nel sole. Camini profondi gelati e cenge di ghiaccio. La parete nord-ovest corre con un'altezza immutata di più di 1000 metri per oltre un chilometro ed è ancora inviolata. Il suo aspetto selvaggio e i suoi 1000 metri di appicco conquistarono subito la mia simpatia. E venne senz'altro deciso che la nostra prossima visita al gruppo del Delfinato sarebbe stata dedicata a l'Aile-Froide. La decisione fu felice, perché a impresa compiuta, la salita si dimostrò tra le più belle e interessanti salite di tutte le Alpi. Sul ghiacciaio del Franei, nel massiccio del Monte Bianco, a controbilanciare l'immenso pilastro della Aiguille-Noire,
scende dalla cresta di Peterei la parete sud-sud-ovest del picco Guglielmina. Si erge dal mare sconvolto dei ghiacci per 800 metri. In forma triangolare è questa la salita che, su proposta di Boccalatte, scegliamo. Alle 7:15, lasciate le piccozze, passiamo sulla roccia. Il primo tratto è facile e Boccalatte si dirige velocemente sulla via a lui già nota. Alle 8:30 ci fermiamo su un terrazzino ad esaminare la parete che ora si raddrizza verticale. Una fessura liscia e serpeggiante la solca, ma è interrotta da strapiombi. Arrampichiamo su roccia compatta, con appigli arrotondati dove i chiodi di assicurazione entrano a fatica. Poi continuiamo per appigli migliori, ma l'ascesa diventa sempre più verticale e faticosa. Non ci sono punti di sosta. Ad ogni lunghezza di corda bisogna restare fermi su esili appigli, attaccati al chiodo di assicurazione. Altre fessure strapiombanti si susseguono e la parete diventa sempre più liscia e repulsiva. Con due lunghezze di corda siamo sulla spalla dove si può bivaccare. Sono le 19:30 e per utilizzare l'ora di luce che ci resta, decidiamo di fare ancora un passaggio e di lasciare la corda fissa per l'indomani. Proprio quest'estate, nel 2009, ho avuto il piacere di ripetere la via di Gervasutti al picco Guglielmina. La via presenta un pilastro, principalmente un pilastro di roccia molto compatto e molto verticale. Per l'epoca veramente è stato qualcosa di incredibile salire, avere l'intuizione, la forza, la capacità di salire su questo pilastro, perché oserei dire comunque tranquillamente che ci sono dei tiri di 6A con pochissime protezioni e diciamo anche con poche protezioni da poter mettere, perché la roccia è compatta, chiodi non ce ne sono e freni tantomeno si possono piazzare. Anche le soste sono molto aeree, perché si è sempre attaccati a uno spuntone, non ci sono mai dei terrazzini proprio comodi. E il passaggio, diciamo, chiave della via che Gervasutti ha trovato, si parla di una lunghezza che adesso come adesso si può fare in artificiale perché ci sono dei chiodi in A0, o se no si parla appunto di 6B. Però è veramente un passaggio ingegnoso, perché questo tiro di roccia con il pendolo che va a sinistra, fatto ai tempi, è veramente qualcosa di straordinario. Nei diversi anni impiegati a correre le varie montagne che costituiscono il gruppo del Monte Bianco, molte volte ero capitato in Val Ferret, spesso per compiere ascensioni nei bacini del Frebuz o del Triolet, qualche volta per ammirare, tra il silenzio degli alti pascoli, la magnifica visione del Monte Bianco che da questa valle si gode, in modo particolare quando il sole cala dietro la immane cresta di Peterei. Ma quando, superata l'oasi verde di Plan-Pincier, proseguivo oltre, il mio sguardo veniva sempre rapidamente attratto da una visione nuova che appariva all'improvviso. La prima volta era soltanto ammirazione per il nuovo aspetto con cui si presentavano le Grand Jorasses, poi la grande parete triangolare che si innalza al di sopra di un ghiacciaio stranamente sconvolto e solcato da enormi crepacce, incominciò a interessarmi di per sé stessa. Si potrà un giorno salire? Ad un primo esame sommario la risposta veniva negativa. Vista a distanza, la parete dalla metà in su si presentava come un unico gigantesco lastrone di granito compatto. Eppure qualche ruga appariva qua e là. Qualche fessura acquistava rilievo con particolari luci. Qualche chiazza di neve rimaneva sulla parete dopo una nevicata. Ancora oggi ripetere la Es delle Jorasses è una grande avventura, anche per noi alpinisti moderni, che abbiamo questi attrezzi tecnici molto sofisticati che servono per
essere messi nelle fessure e proteggerci mentre scagliamo. Gervasutti aveva solo questo, aveva un martello e pochi chiodacci, adesso diremmo, cioè dei chiodi a lama che non entravano bene nelle fessure cieche di quella parete. Per me e per Massimo Giuliberti, col quale ho avuto la fortuna di ripetere questa via, è stata anche per noi una grande avventura. Noi fin da ragazzini leggevamo il libro di Gervasutti come un breviario. Per noi era come esserci già stati, era come ripetere un rosario, ogni tiro era un grano e riconoscevamo esattamente le parole di Gervasutti in tutti i vari passaggi. Più che la guida Vallò, seguivamo le parole di Gervasutti. La via ancora oggi è una via sicuramente molto impegnativa, è una via molto atletica che ha dei passaggi ancora adesso che possiamo dire con la vecchia gradazione sopra il sesto grado. Sicuramente si è toccato uno dei livelli più alti dell'arrampicata nelle Alpi occidentali. È una scalata atletica appunto come piaceva Gervasutti, che era uno al quale piacevano le dulfer e piacevano le fessure. Lì ha trovato anche delle placche molto 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 difficili. Bisogna dire anche qualcosa sulla parete. La parete è una parete molto particolare, sicuramente una delle più belle del Monte Bianco. Sembra un piccolo pezzo di Yosemite incastonato, come un diamante di roccia perfetta, incastonata in mezzo a due sfasciumi, gli sfasciumi d'attacco e gli sfasciumi di uscita. Quegli sfasciumi che sono quelli che poi tanti problemi hanno causato a Gervasutti, e devo dire un pochino anche a noi, perché sono quelli che buttano le pietre sulla parete. Ma il problema vero che ha dovuto affrontare Gervasutti, che devono affrontare anche i ripetitori, qual è? È quello dell'itinerario. Cioè non è assolutamente intuitivo dove bisogna passare. Sempre grazie alle parole di Gervasutti e al fatto di aver letto il libro, siamo riusciti a non sbagliare. Quando siamo arrivati circa a metà della parete, dove c'era una fessura evidentissima e invitantissima, abbiamo riconosciuto con grande emozione il chiodo di Gervasutti e il moschettone. Nel suo libro lui dice che lì ha dovuto calarsi perché oltre non si andava. Se si supera quel passaggio ci si può ancora oggi mettere nei guai, perché si finisce su delle placche molto molto compatte e in alto anche ghiacciate. In 40 anni questa parete ha avuto non più di tre ripetizioni e questo sicuramente ha alimentato il mito e soprattutto tutte le ripetizioni hanno avuto una grandissima eco. Ad esempio quella di Joe Tasker, che nel 74 ci mise tre giorni. Ricordiamoci che Joe Tasker è quello che con Peter Borman ha scalato una delle più incredibili pareti del Garval indiano, quella del Changabang, e quindi possiamo annoverarlo sicuramente tra i più forti alpinisti degli anni 70. Eppure ci mise tre giorni e scrisse un resoconto sulla Rivista della Montagna che ricordo che divorai e mi impressionò moltissimo. Anche Casarotto, un altro grandissimo alpinista, nel 1986 scalò questa parete dopo 5 tentativi in inverno e addirittura 7 bivacchi. La grande impresa, diciamo, di questa parete la fece poi Marco Bernardi, che nel 1980 scalò questa parete in solitaria. Scrisse appena due righe sul tavolo della cucina dei genitori e gli disse: vado a scalare. In giornata fece questa incredibile scalata. Forse la via Gervasutti alla Es delle Jorasse è anche un po' il simbolo della sua ricerca e del suo tormento interiore. È un po' una metafora della vita, una contraddizione un po' di tutti gli alpinisti che sono bulimici di rocce e spesso insoddisfatti, che trovano poi la vera ragione di vita solo nell'azione. Anche Gervasutti passa il suo momento più difficile proprio nel momento in cui è costretto al bivacco, perché in quel momento lui viene assalito da tutti i pensieri più cupi ed è solo con se stesso. Solo al mattino, quando ripartirà, vedrà che è ancora una buona giornata, ritroverà
quelle forze, quella voglia di scalare che gli faranno raggiungere la vetta. Quando il primo sole ha riscaldato un po' l'aria sotto la tenda, il dolce tepore ci toglie l'intirizzimento. Ci alziamo e facciamo i sacchi. Un po' di ginnastica ci rimette in circolazione il sangue e permette alle articolazioni del nostro corpo di riprendere il normale funzionamento. Alle 8 mi accingo ad affrontare nuovamente il vetrato, perché se volessi attendere che si sciolga bisognerebbe aspettare fino alle 10. Ma alla luce del giorno trovo presto una soluzione. Salgo di qualche metro sulla sinistra e pianto un chiodo in alto. Poi attraverso alla corda fino a raggiungere una fessura oltre la zona ghiacciata, dove riprendo ad arrampicare. Le difficoltà ora sono proprio finite. Raggiungiamo la vetta alle 11. Ci arrestiamo su una lunga terrazza di roccia a una ventina di metri sotto la calotta ghiacciata della sommità. Ci stendiamo al sole. Fa caldo e abbiamo una gran voglia di dormire. Niente fremiti di gioia. Niente ebbrezza della vittoria. La meta raggiunta è già superata. Direi quasi in un senso di amarezza per il sogno diventato realtà. Credo che sarebbe molto più bello poter desiderare per tutta la vita qualcosa. Lottare continuamente per raggiungerla e non ottenerla mai. L'uomo felice non dovrebbe avere più nulla da dire, più nulla da fare. Per mio conto preferisco una felicità irraggiungibile, sempre vicina e sempre fuggente. Il tepore del sole ci insonnolisce sempre di più. Bisogna quindi scuotersi e scendere. È passato di poco mezzogiorno quando ci mettiamo sulle piste della discesa. Piano piano, senza fretta, ridiscendiamo verso la valle. Lui era l'uomo del Monte Bianco, io ero la donna del Cervino. Ho conosciuto tutte le guide che poi sono diventate le guide famose del Cervino, le ho conosciute tutte a 6 anni. Ho fatto gite con tutte le guide praticamente, non so, con Luigi Nocarel, con i Pellissier, con i fratelli Pellissier. E invece a Courmayeur sono andata solo 2 anni d'estate, quando appunto si andava in giro con Giusto. E ho avuto anche delle cose spiacevoli, perché lui abitava a Royal, e dove c'erano tutte le signore bene che cercavano di entrare in confidenza con lui, e ogni tanto gli dicevano: ma perché ti porti dietro quella mocciosa? Che sarei poi stata io. E naturalmente mi è giunta la cosa all'orecchio, non mi faceva tanto piacere. E poi me l'ha raccontato lui, e ho detto: ma non sta lì a prendertela, cosa te ne importa? Importa a me se tu sei la mocciosa. E così è cominciata la cosa. Allora andavamo al Pavillon, facevamo gite così, nei dintorni di Courmayeur, raccoglievamo i fiori, cantavamo le villotte friulane, e insomma c'è stata una specie di feeling, ecco. Tutti e due avevamo questa voglia di vincere quello che era difficile. Forse era l'unione più direi la cosa che ci univa di più come rassomiglianza. Poi però il nostro carattere era molto diverso, perché lui era appunto chiuso in se stesso, poco con me è stato affettuosissimo, io non posso dire che non si sia rivelato, però era uno che non si rivelava facilmente con nessuno. A 18 anni mi ha detto: adesso io dovrei chiederti di sposarti, perché ormai era tanti anni che giravamo insieme. Dice: però io non lo farò mai, perché tu guarda tua madre com'è, che è rimasta vedova a 34 anni, perché io morirò in montagna. Io non posso sposarti perché io morirò in montagna. Rileggendo le poche righe scritte molti anni fa, ricordo di una lontana avventura della prima giovinezza, mi sono spesse volte ripetuto la domanda: perché? Riconosco che una risposta precisa è molto difficile.
Molti, e certamente più autorevoli di me, almeno nell'arte di maneggiare la penna, hanno cercato di delucidare questo interrogativo, ma senza risultati notevoli, salvo quelli di accapigliarsi tra loro. Che questi tentativi di voler dare una definizione dell'alpinismo non possano approdare a nessun risultato a me sembra perfettamente logico, perché non esiste un alpinismo oggettivo, ma esiste soltanto una forma di attività che noi chiamiamo genericamente alpinismo, che permette a degli uomini di esprimere con quel mezzo o di soddisfare mediante quel mezzo un bisogno del proprio animo. Naturalmente, essendo questo bisogno completamente diverso da individuo a individuo, ecco sorgere le diverse forme di alpinismo. Quando l'uomo, al di fuori della vita quotidiana, cerca in un modo qualunque di crearsi una forma di vita più alta, due sono in genere le vie che può seguire: o quella puramente immaginativa, o quella che si trasforma in realtà attraverso l'azione. A me sembra che la parte contemplativa dell'alpinismo abbia soltanto il valore di un'interpretazione, mentre la creazione è riservata soltanto all'azione. Ma in ogni modo, al di sopra di queste accademiche disquisizioni sta il fatto che il lottare per ore e ore sospesi sugli abissi, con la vita attaccata ad un filo per forzare un passaggio di fredda pietra o intagliare nel ghiaccio una via verso il cielo, è un lavoro degno di veri uomini. Che quelle rocce innalzantisi in forma di mirabile architettura, quei canaloni ghiacciati salenti incontro al cielo, quel cielo ora azzurro profondo, dove l'animo sembra dissolversi e fondersi con l'infinito, ora solcato da nuvole tempestose che pesano sullo spirito come una cappa di piombo, sempre lo stesso ma mutevolmente vario, suscitano in noi delle sensazioni che non si dimenticano più. E al giovane compagno che inizia i primi duri cimenti, ricorderò ancora il motto dell'amico caduto su una grande montagna: osa, osa sempre, e sarai simile ad un dio. Vado. Provo una grande commiserazione per i piccoli uomini che penano rinchiusi nel recinto sociale che sono riusciti a costruirsi contro il libero cielo e che non sanno e non sentono ciò che io sono e sento in questo momento. Ieri ero come loro, tra qualche giorno ritornerò come loro, ma oggi, oggi sono un prigioniero che ha ritrovato la sua libertà. Domani sarò un gran signore che comanderà alla vita e alla morte, alle stelle e agli elementi.